Ciao a tutti poracci, bentornati! Oggi un bel video dedicato agli sconti presenti su Nintendo eShop, in modo da poter occupare il tempo in attesa dell'uscita del nuovo Paper Mario, previsto per il 17 luglio. Come al solito, lo store digitale è un bel casino da navigare, con oltre 400 titoli in offerta è facile sentirsi spaesati, quindi ho pensato di segnalarvi 5 titoli meritevoli di essere presi in considerazione. Mi raccomando, se questo video vi torna utile fatemelo sapere con un bel like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdere le prossime offerte poracce. Iniziamo! Apriamo le danze con un grandissimo remake di un classico senza tempo, Toki. Golgoth Studio si è preso la briga di rimodernizzare l'arcade uscito nel 1989 mantenendo intatto il suo gameplay. Se quindi la grafica in pixel art lascia il posto ad un ispiratissimo 2D disegnato a mano, il gameplay rimane invariato, nel bene e nel male. Toki, run and gun di vecchio stampo, è esattamente quello che ci si aspetta da uno degli esponenti più iconici dei videogiochi di 30 anni fa, un platform difficile e brutale, che richiede al giocatore movimenti millimetrici e la perfetta conoscenza dei livelli e dei pattern dei nemici. Ogni colpo equivale a perdere una vita e sebbene ci siano numerosi power-up in grado di facilitarvi il cammino, tra cui il casco da rugby che vi consentirà di ricevere un colpo aggiuntivo prima di morire, preparatevi a lanciare parecchie imprecazioni. Io ce l'ho in versione fisica, la Retro Collector Edition, tra l'altro una delle più belle edizioni speciali che abbia mai visto, ma per soli 2,99€ sull'eShop, per me l'acquisto è d'obbligo anche in digitale. Urban Trial Playground è il terzo capitolo dell'ormai iconica serie di Racing Game. Il gioco in realtà è un titolo di corse incentrato principalmente sugli stunt e forse è più simile ad un puzzle game. Infatti nel gioco ci si può spostare soltanto in una direzione, da sinistra verso destra, in un ambiente di gioco in 2.5D. Al giocatore è richiesto di mantenere l'equilibrio sulla moto e di bilanciare il peso del proprio avatar non solo per rimanere in piedi sul veicolo, ma anche per effettuare quante più acrobazie possibili. Il gameplay è molto semplice, ma tutt'altro che banale, e anche qui non vi aspettate di certo un'esperienza rilassante. Se un conto infatti è riuscire ad arrivare alla fine dei vari percorsi, tutt'altro discorso è rispettare le condizioni bonus, come tagliare il traguardo entro un certo tempo limite o arrivare a destinazione senza mai cadere. L'offerta complessiva non è così variegata, anche se c'è un accenno di rudimentale multiplayer, ma per soli 1,49€ direi che ci si può accontentare senza problemi. Tempo di relax con un'avventura punta e clicca di vecchio stampo che ha segnato la mia adolescenza. Siberia o Siberia. Se siete degli appassionati del genere, i primi due episodi della trilogia sono degli acquisti obbligati e sebbene l'impianto grafico, costituito da rudimentali modelli 3D che si muovono all'interno di fondali pre-renderizzati, abbia perso tutto il suo impatto iniziale, sono la direzione artistica e la storia a rubare la scena a qualsiasi cosa. L'avventura di Kate, che si ritrova in un villaggio delle Alpi francesi, a scoprire la storia dell'inventore Hans Vorarlberg attraverso il lascito delle sue creazioni, degli automi ad orologeria, ha ancora tutt'oggi un fascino impareggiabile. Graziata da degli enigmi tutt'altro che banali e doppiata completamente in italiano, per i più pigri, Siberia è in super sconto sull'eShop. Il primo capitolo a 4,99€, mentre il secondo ha solo 1,49€. Oppure se volete c'è il comodo bundle che racchiude tutti e due i titoli al convenientissimo prezzo di 34,99€, un vero affare. Con The Flame in the Flood torniamo nel regno delle esperienze tutt'altro che rilassanti. In questo survival sim ci ritroveremo a vestire i panni di scout, giovane ragazza che insieme al suo cane Aesop si ritrova in uno scenario post-apocalittico dove una grande inondazione ha trasformato la terraferma in una serie di isole. Come lascia intuire il genere, l'obiettivo è quello di sopravvivere, tenendo conto di quattro statistiche principali: sete, fame, temperatura e stanchezza. Importanza centrale poi rivestita dal sistema di crafting. Aggirandoci nelle varie mappe generate proceduralmente, dovremo recuperare quante più materie prime possibili per creare oggetti utili ai nostri scopi, tra cui c'è anche il potenziamento della zattera con cui navigheremo il fiume per spostarci da un'isola all'altra. La storia è solo accennata, un pretesto per dare il via al gameplay, e se i simulatori di sopravvivenza sono il vostro pane quotidiano, a soli 4,49€, Flame in the Flood potrebbe essere un ottimo investimento. Chiudiamo con una vera perla presente sull'eShop, Moonlighter.
Il prezzo è leggermente più alto rispetto a quanto visto fino ad ora, ma nel caso il vostro budget complessivo fosse di 10 euro, vi consiglierei comunque di prendere esclusivamente questo titolo. Moonlighter è un divertentissimo ibrido tra un dungeon crawler roguelike alla Binding of Isaac, per intenderci, e un gestionale. Infatti il nostro alter ego sarà un avventuriero, ma anche proprietario di un negozio, quindi tutto il loot che andremo a recuperare durante le nostre esplorazioni potremo rimetterlo in vendita sugli scaffali decidendone il prezzo. Bisognerà tenere conto quindi di parametri come domanda e offerta, tipi di clienti e disponibilità di inventario. Potremmo poi decidere di investire i nostri ricavi nell'espansione del negozio, nella costruzione di nuove strutture all'interno del villaggio, come il fabbro o il negozio di pozioni, oppure nell'acquisto di nuovo equipaggiamento per affrontare sempre più spediti dungeon e raggiungerne le profondità, imbattendoci così in oggetti rari e ricercati. Ho acquistato Moonlighter con dei precedenti sconti e sarò sincero, è uno dei titoli che sta monopolizzando le mie partite su Switch, un vero must buy che vi consiglio di recuperare al più presto. E voi poracci? Pensate di prendere qualcuno di questi titoli o avete altri sconti da segnalare? Mi raccomando, vi aspetto nei commenti, intanto lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle poro notifiche. Io sono il Poro Michele, scontato, ciao!